Ok, buonasera allora di nuovo a tutti. Buonasera. Benvenuti nella nostra, insomma, sala virtuale dove, insomma, ancora per quest'anno chiacchieriamo e, insomma, ci intratteniamo con i nostri argomenti su giardini, piante e, insomma, anche se non riusciamo ancora a riprendere la nostra programmazione, insomma, di conferenze e incontri dal vivo, visto che abbiamo comunque fatto tanto in giardino all'aperto, insomma, che era più facile. Adesso, durante l'inverno, staremo un pochino più nella nostra aula virtuale. E ho pensato a questo ciclo di incontri sulla storia del giardino, pescando, come dire, tre momenti interessanti sia per noi, qua dal punto di vista del geografico in Italia, sia evidentemente ciò che per chi ama il giardino ha una rilevanza importante. E quindi vi ho parlato la volta scorsa del giardino medievale, che poi appunto potrete rivedere sulla registrazione. Questa sera parliamo invece del giardino rinascimentale all'italiana. Ovviamente cerco di tirare le fila e presentarvi gli elementi salienti, ecco, perché ci sarebbero tantissime cose da dire, da raccontare. E vi condivido, come al solito, lo schermo e la presentazione, così che possiate seguire, oltre a quello che dico, anche con le immagini e qualche appunto promemoria che vi può essere utile. Allora. Ok, dovreste vedere il mio schermo. Se ci sono dei. No, è già andato avanti. Se ci sono delle domande, io ogni tanto mi fermo per sentire se avete qualche osservazione. Se appunto volete scrivere qualcosa in chat anche va bene, ma poi magari mi viene un po' più semplice se intervenite e fate le domande a voce. Se per caso riscontrate qualche problema sulla voce, la connessione, appunto magari provate a segnalarlo e vediamo di risolvere anche quello. Dunque, la storia, diciamo, del giardino rinascimentale questa sera la faccio partire un pochino prima per inquadrarvi un po' la visione del giardino secondo due o tre autori che insomma, mi piacciono e serve per introdurre l'argomento. Quindi queste prime slide sono più scritte e poi passeremo tante immagini e ai miei racconti. Certamente è interessante questa osservazione di che cos'è un giardino e che cosa vuol dire un giardino, infiniti giardini, perché nelle varie epoche, e noi questa sera ci concentriamo in particolare su una, ci si ritrova abbastanza, ecco, nel giardino come un luogo di piacere, di festa, manifestazione mondana o serenità. In fin dei conti, anche se le tante epoche sono passate, ognuno di noi vede il giardino effettivamente secondo un criterio e un luogo ben specifico, rielaborando nel tempo un po' questo concetto. È anche interessante, oltre al motivo per cui viviamo un giardino, anche che un giardino è sempre fatto dagli stessi elementi. Perché una fontana, una statua, un vaso, un albero, un viale, si trovano, grandi o piccoli che siano, sempre e fanno un giardino. Ma il mutare del gusto e del senso estetico fanno infiniti giardini. Ed è proprio grazie a questo, insomma, che io posso raccontarvi la storia dei giardini e che ognuno di voi fondamentalmente fa parte di questa storia, perché basta che fa un piccolo cambiamento, uno spostamento, ed è un giardino diverso comunque, da tutti gli altri. Dunque, mi è rimasta una frase doppia comunque.
Un altro aspetto interessante è quello proposto da, appunto, sempre da Gilles Clément, che era anche insomma, la citazione di prima, e cioè questo concetto del meglio. Ed è effettivamente questa nozione del meglio in continua evoluzione che porta a quello che vi ho detto prima, no? E quindi a questo un giardino, infiniti giardini. Poi Gilles Clément conclude la sua osservazione in maniera, insomma, molto simbolica, dicendo che il meglio per un giardino è avvicinarsi il più possibile a quello che noi ci immaginiamo possa essere il paradiso. Condivisibile o no, ma comunque interpretando il paradiso come un luogo, appunto, dove si sta bene, beh, insomma, in giardino effettivamente ci piace stare bene, semplificando il più possibile questo concetto. Infine, scusate, questa era la slide che volevo farvi vedere. C'è un aspetto che nella storia dei giardini, quando faccio proprio la conferenza sulla storia dei giardini, tutti uno di seguito all'altro, ed è questo che è, come dire, un concetto un po' più complesso, sarebbe da approfondire. Io ve lo, come dire, ve lo lancio, è una piccola pillola su cui ragionare, che è il giardino, evidentemente una creazione umana, quindi dipende da noi, ed è legato sicuramente a tutti i valori estetici, sociali, economici di una determinata cultura. Che cosa è interessante? Che in ognuna di queste società, legate appunto ai valori estetici, sociali e economici, sono esistite diverse sistemazioni a verde, più private, pubbliche, decorative, simboliche, certamente, come dire, legate a ogni tipologia di cittadino, di contesto, e quindi sia residenze, insomma, nobiliari, principesche, sia abitazioni più modeste. Sta di fatto che però per raccontare la storia del giardino si fa molto più spesso riferimento alle sistemazioni tipiche della classe dominante del paese, quindi il castello, il giardino del principe, giardino sicuramente più nobile, facendo riferimento appunto alla classe dominante del paese, che in quell'epoca era in fase di egemonia, appunto, quelle che vi ho detto prima, insomma, sicuramente economica, ma anche culturale, sociale e politica. E quindi la storia del giardino attraversa tutte le civiltà, che ognuna, un po' di chi più, chi meno, ha lasciato tracce comunque significative anche in giardino. E quindi l'evoluzione un pochino tipica che si segue, soprattutto per noi che siamo in Europa, è quella di giardino babilonese, egiziano, poi greco, romano, arabo, italiano, francese e inglese. E quindi è, come dire, un bel pensiero, insomma, da affrontare. Questa sera noi ci fermiamo sul giardino all'italiana, ma c'è sempre un ma. Per parlare del giardino rinascimentale all'italiana, devo fare un passo indietro. Un passo indietro interessante che appunto devo sintetizzare evidentemente, ma che comunque vi accorgerete sarà importante in quanto il giardino romano, quindi il giardino dell'antica Roma, siamo 400 a.C., 400 d.C., è il punto di partenza del giardino rinascimentale all'italiana. È proprio un caposaldo della storia del giardino, aiuto, un caposaldo della storia del giardino che appunto ha influenze egizie, ellenistiche. E a Roma c'è stata una grandissima evoluzione del giardino, che poi appunto riscopriremo a breve, tra la Roma antica, quella repubblicana e quella imperiale. Già nel piccolo dell'antica Roma, insomma, c'è questa evoluzione anche appunto negli spazi verdi, in quanto orti e piante utili sono la partenza, le domus e quindi patio e giardini delle domus sono
la parte successiva, che poi, come dire, esce anche dalle domus verso le ville urbane e suburbane, e infine le grandi residenze imperiali, che sono quelle che chiaramente influenzeranno di più, il giardino rinascimentale all'italiana. Quello, come dire, visto che ne parlo, che è importante dell'antica Roma e che vedremo scomparire completamente, nel giardino rinascimentale all'italiana, è il giardino come un luogo di venerazione, degli dèi, e quindi le varie sculture sacre che ritroveremo nel giardino all'italiana, ma non tanto col simbolismo e con l'importanza invece che davano a, insomma, a questo aspetto, gli antichi romani. Quindi, parlare dell'ares agrestes, di flora, dei fiori, degli alberi per l'antica Roma è importante e troviamo proprio degli elementi che fanno riferimento agli dèi. Nel giardino rinascimentale italiana troveremo delle sculture, ma fondamentalmente gli interessava ben poco a che cosa facevano riferimento. È interessante, e questo poi lo vedremo anche poi nell'ultima, insomma, nostro ciclo, quindi nel giardino all'inglese, pensate che nell'antica Roma c'era già una disposizione più regolare e simmetrica delle piante, cosa che ritroveremo nel giardino all'italiana, ma anche una completa mancanza di regolarità e simmetria che invece ritroveremo nel giardino all'inglese. Quindi è abbastanza incredibile pensare che nell'antica Roma, in linea di massima, c'è esattamente quello che noi abbiamo oggi come aree verdi, quindi quelle più regolari, quelle più all'inglese, mettiamola così. E ogni epoca. Pensate addirittura che Plinio il Vecchio, nel suo volume più importante, insomma, la Historia Naturalis, ci va a dare queste indicazioni. Ci dice fondamentalmente e consiglia di coltivare querce, lecci, abeti nei grandi parchi, cipressi per cortine di protezione. Tiglie, platani e palme in città, e poi l'arte topiaria, lauro, bosso e mirto facilmente modellabili. Cose che ritroveremo praticamente tutte nel giardino all'italiana, ma che ritroviamo ancora noi oggi. Pensate che appunto la coltivazione dei platani e dei tigli in città, che noi a Torino insomma ben conosciamo, arriva dall'antica Roma come concetto e come tipologia di pianta. Poi insomma ha un'evoluzione ovviamente con i viali alberati francesi e insomma un'evoluzione ovviamente c'è sempre anche in questo, ma il punto di partenza incredibilmente arriva da Plinio il Vecchio, antica Roma, quindi siamo nel 70 circa dopo Cristo. I luoghi che ci raccontano il giardino romano, anche se appunto non è questo l'oggetto della nostra chiacchierata di questa sera, magari ne faremo poi un'altra più avanti, sono tutti gli scavi, le aree, insomma, tra Pompei, Ostia Antica, Ercolano, Stabia. Ci sono tantissimi affreschi che ci aiutano a un po' visualizzare il giardino dell'antica Roma. Qua vediamo Villa di Livia. Certamente, per il tipo di giardino di cui parliamo questa sera, e cioè il giardino all'italiana, Villa Adriana a Tivoli è uno dei luoghi, insomma, che un pochino ci suggerisce, ci ispira molto meglio rispetto magari ad altre, perché è proprio un luogo reale che noi possiamo vedere, quindi non è un affresco o un dipinto, è proprio un vero giardino, oh, scusate, un vero giardino, che peraltro abbiamo visitato, insomma, in un nostro viaggio botanico che incrociamo le dita, speriamo di poter riprendere, insomma, al più presto, e dove abbiamo percepito proprio questa importanza, del luogo, della storia che rappresenta. Quindi, tenete a mente qualcosina che vi ho detto del giardino, romano, e qualcosina, prendiamo anche dal giardino medievale. Ovviamente prendo dei piccoli pezzi, insomma, delle epoche precedenti al giardino all'italiana, perché anche nel Medioevo, che sono altri 1000 anni di storia, quindi tra giardino dell'antica Roma e giardino medievale, puff, passano 2000 anni.
Abbiamo una tipologia di giardino che è quella che ci aiuterà di più, che è quello del castello, quindi il giardino dentro le mura, perché ci sono alcuni elementi insomma abbastanza importanti. Però nel Medioevo c'era anche il giardino del borgo e il giardino del monastero, cioè le tipologie di aree verdi erano ben distinte anche in quell'epoca. Per quanto ciò che ci resta di più di quel giardino, e quindi la documentazione, insomma, è quasi esclusivamente relativa a piante medicinali, piante utili, e quindi l'aspetto monastero, abbazia è ciò che, insomma, forse ci viene più facile prendere dal giardino medievale. In realtà, questa sera, appunto, cerchiamo di cogliere anche l'aspetto invece un po' di luogo di svago e divertimento del giardino, appunto, del castello dell'epoca medievale. Qui vedete una tipologia, insomma, di esempio che potrebbe essere il giardino del borgo, quindi comunque un giardino dentro le mura, dove però è più legato alla coltivazione, insomma, delle piante, vedete, nelle aiuole, cosa che non troveremo tanto nel giardino all'italiana. Anche il giardino del monastero è un giardino molto simbolico, molto regolare. Qui qualcosina potremmo ritrovare, perché comunque le alte mura di protezione, l'aspetto molto geometrico, che si evidenzia nel monastero, in piccolo, insomma, poi ce lo ritroviamo anche nella parte dei giardini all'italiana. E poi, appunto, abbiamo dei luoghi che ci possono aiutare a vedere un pochino dove potevano essere i giardini medievali. Il castello di Sogn è l'aspetto appunto della residenza principesca dove abbiamo l'area verde e oggi, lo vedete in alto a sinistra, il giardino del castello di Sogn è fondamentalmente costruito un po' all'italiana. Sembra insomma che all'epoca in effetti potesse essere già abbastanza, come lo vedete. Insomma, adesso cerco di ingrandirvelo, no? Con questo quadripartito, con queste quattro aiuole, e lo ritroveremo appunto proprio nel giardino all'italiana a breve un elemento simile. Mentre invece i giardini dei monasteri, monasteri, abbazie, evidentemente sono i chiostri e quindi è un qualcosa di completamente diverso. Qua siamo a Staffarda, che ben conoscete, ed è sicuramente un luogo comunque interessante da visitare, per riscoprire un po' quell'ambiente che poteva essere del giardino in epoca medievale. Dell'aspetto invece del giardino del castello, appunto, che ci tenevo un po' a far emergere, è quello, come dire, degli elementi un po' di arredo, di pregio, che ritroviamo nelle fontane, nei portoni d'accesso, nei recinti, nelle pergole, nell'arte topiaria, cioè in tutti questi elementi che nel giardino del castello sono raccolti in uno spazio relativamente piccolo, ma comunque molto eleganti e raffinati, e in grande ce li ritroveremo appunto nel giardino all'italiana, che vedremo adesso, avrà un'evoluzione a partire comunque sempre da questi elementi, no? L'introduzione che vi ho fatto all'inizio su un giardino, infiniti giardini, e quindi una fontana, un sentiero, un albero, e questa evoluzione che adesso vedremo travolgerci, insomma, con il giardino all'italiana. Comunque, per la volta scorsa, appunto, ho parlato tanto del giardino medievale. Se avete piacere di vedere una ricostruzione del giardino medievale, a Palazzo Madama, ci possiamo ritrovare, anzi, diamoci un appuntamento poi per questa primavera, a Palazzo Madama, per, insomma, vedere un pochino di più l'aspetto del giardino del castello e tutte le piante dell'epoca medievale. Quindi era così un ricordo del giardino medievale che abbiamo visto la volta scorsa. Ma adesso entriamo un pochino nel dettaglio del giardino rinascimentale. Vi faccio necessariamente un'introduzione e lascio questa slide così che possiate magari seguirmi un pochino meglio. E poi passiamo alle fotografie. Come vi ho detto, il giardino rinascimentale e siamo all'origine e una riscoperta del giardino
romano. Quindi il giardino dell'antica Roma è quello che viene preso a riferimento nel giardino rinascimentale originale, quindi come parte integrante della villa e del palazzo, una sorta di stanza in più, un ampliamento appunto delle stanze. Quali sono gli elementi che come dire, vi suggerisco e che ritroverete poi nelle fotografie e nelle planimetrie che vi farò vedere, così almeno provate a fissare qualche elemento di questo giardino. Intanto le precise regole architettoniche. Troveremo l'architettura quasi sempre predominante rispetto al verde e alle piante, quindi un'architettura verde, dove la geometria molto regolare e aiutata dalle piante sempreverdi. Il giardino all'italiana, non a caso, nasce nel centro-sud Italia, dove è più facile trovare piante sempreverdi che abbiano tutto l'anno l'effetto desiderato. Noi che siamo nel nord Italia, diciamo questo effetto sempreverde non ce lo abbiamo e in effetti sono relativamente pochi gli esempi di giardini all'italiana nel nord dell'Italia. Le siepi devono essere sempre tagliate, le piante in file, quindi insomma ritroviamo appunto delle piante architettura. L'altro elemento interessante è quello delle stanze, che appunto passa dal giardino dell'antica Roma, al giardino medievale e arriva al giardino rinascimentale, sviluppandosi secondo, come dire, dei concetti, di stanze per leggere, riposare, giocare, cantare, suonare, insomma, ogni stanza poteva avere un suo significato, o perlomeno, come dire, l'importante è che ci fosse un obiettivo ben preciso di quella stanza, non erano fatte a caso, erano create proprio su un disegno ben preciso e con un ruolo ben chiaro. All'inizio, il giardino rinascimentale non ha un viale centrale. Non c'è ancora questo concetto del viale d'ingresso, quindi dell'accesso della villa con un giardino e con un viale. Infatti ci sono vari viali di collegamento tra le stanze, ma che camuffano un pochino la facciata principale, che deve poi arrivare e ritrovarsi un po' a sorpresa, non come successivamente invece sarà, dove appunto il viale principale e tutta l'architettura del verde viene studiata per mettere in risalto l'edificio. Ecco qua che l'antica Roma torna importante con la presenza in questo giardino di statue, capitelli, frammenti. Tutto ciò che appunto, come vi ho detto, nell'antica Roma era, come dire, studiato con un obiettivo molto preciso e di solito simbolico, nel giardino rinascimentale invece viene appunto visto come architettura e quindi vengono inserite degli elementi anche molto antichi. Evidentemente, questo giardino, è simbolo di potere e della cultura. Quindi si ribalta completamente il concetto di giardino medievale che si era vissuto per tanti secoli, e quindi un giardino più chiuso, più simbolico, più legato alla presenza femminile, mentre invece il giardino rinascimentale è prevalentemente maschile, e si rifà soprattutto alla vita mondana. E anche qua il nostro Gilles Clément che diceva, insomma, l'avvicinarsi il più possibile al paradiso, beh, nel giardino rinascimentale, questo elemento viene un pochino perso, cioè è proprio simbolo di potere, punto. abbiamo evidentemente il predominio assoluto dell'Italia nell'arte dei giardini e ce lo godiamo anche un po' perché poi dovremo, come dire, cedere lo scettro ad altre potenze economiche e insomma per qualche secolo siamo noi a governare la storia del giardino. Allora, tra i primi giardini rinascimentali DOC, perché poi ritornerò su questo elemento, ma non è semplice trovare a oggi, cioè vedere un giardino rinascimentale puro, perché la storia del giardino ha portato un'evoluzione e quindi a grandi cambiamenti.
Gli orti farnesiani, soprattutto in ciò che noi vediamo nelle planimetrie, nelle miniature, sono quelli appunto che nel 1550 segnano proprio il passaggio da giardino medievale a giardino rinascimentale. Nascono sulla pianta del Palazzo di Tiberio. Si recuperano le statue del luogo, ci sono grandi rimaneggiamenti e poi un grande declino che praticamente fa scomparire completamente il giardino che all'epoca appunto degli orti farnesiani si poteva vedere. Cosa c'è oggi sul Palatino dove appunto sorgeva questo giardino? E questa pianta, come dire, no? Che si intravede, si intuisce, qualche cosa è rimasto, qualche disegno, qualche traccia, qualche macchia d'alberi, i gradoni, qualche terrazzamento. Però evidentemente o si guarda appunto un po' dal satellite, dal drone, la pianta dall'alto e si intuisce qualche cosa, ma passeggiando per il Palatino non si capisce molto la presenza di un giardino nel 1550 e quindi bisogna studiare un po' le carte. Però è il primo giardino importante dell'epoca. Poi passiamo a Villa Lante Bagnaia. Siamo fine 500, 1507, 87, 609. Vedrete che il giardino rinascimentale è un'evoluzione rapidissima. Nel giro di pochissimi anni si ha una crescita incredibile. Dove cosa incomincia a modificarsi? Ad esempio, l'utilizzo dell'acqua. Si incominciano a vedere le prime cascatelle e semplici giochi d'acqua e emergono in maniera molto chiara i parterre. Quei parterre sono questi che vedete in basso e sono quelli tipici, insomma, dei giardini all'italiana e poi vedremo la francese, che sono delimitati da basse siepi, di solito di bosso oppure mirto oppure di gusto, a creare dei disegni molto geometrici e molto semplici nella loro origine del giardino rinascimentale. E poi vedete invece l'elemento statue, fontane e gradoni. Qua vedete proprio un affresco originale di com'era il giardino di Villa Lante Bagnaia, dove ritrovate, vedete, proprio la parte insomma, della fontana che vediamo qua, la parte dei parterre, l'edificio principale. E poi queste stanze, non so se percepite il fatto che ci sono diverse stanze, tutte delimitate. Poi che fosse una riproduzione fedele, non lo possiamo sapere, questo è in dubbio. Però comunque è quella l'architettura di riferimento del giardino rinascimentale del 500, inizio 600. Molto simile, siamo di nuovo in zona Viterbo. Vedete appunto questo di nuovo la replica fondamentalmente di questo disegno di parterre che è articolato ma molto semplice. Vedete che le figure geometriche sono relativamente semplici, tutte a formare fondamentalmente un quadrato. E i vari parterre, uno vicino all'altro, sono appunto tanti quadrati composti da determinate figure. Poi si gioca evidentemente con l'acqua e le sculture e qui vedete come viene utilizzato un piccolo dislivello, cosa che vedremo essere molto importante più avanti, con appunto queste vasche d'acqua e una cascatella, insomma, decisamente più significativa rispetto all'utilizzo dell'acqua all'origine. Uno dei pochi casi di giardino rinascimentale, insomma, ancora un po' visibile nel nord Italia è Villa Cicogna Mozzoni a Varese, dove si vede nuovamente questo concetto dell'acqua che si utilizza la pendenza per fare una cascatella d'acqua. Qui però vedete che non ci sono sculture, quindi proprio è una linea, no, d'acqua che scende verso poi una fontana e delle sculture. E qua vedete invece di nuovo
in alto a sinistra, il disegno del parterre, due vasche d'acqua, probabilmente due peschiere nel passato, una fontana molto semplice, un disegno insomma che sì, parte all'italiana ma probabilmente un po' rimaneggiato. Quello che non c'entra assolutamente nulla, vi faccio vedere questo dettaglio, col giardino all'italiana è questo circoletto tondo, cioè che è un'aiuola di fiori. Questo è certamente un inserimento decisamente successivo perché nel giardino all'italiana non esiste l'elemento colore fiore. Anche i vasi che vedete intorno alla peschiera con delle piante fiorite certamente non è il disegno originale all'italiana perché non vi era questo utilizzo nel giardino rinascimentale DOC all'italiana. Allora, un altro esempio molto interessante di giardino rinascimentale DOC, soprattutto per quello che possiamo vedere nelle planimetrie, è la Villa Medici a Roma e Villa di Poggio Caiano a Prato, dove si vede il disegno originale, quindi anche queste sono state rappresentate nel momento in cui c'era il giardino, ovviamente l'edificio ancora oggi c'è un po' rimaneggiato, e qui soprattutto quella in alto a sinistra che è Villa Medici a Roma, si percepisce proprio bene quello che vi ho detto prima, cioè non si vede il viale principale, ci sono diverse stanze, le zone di acqua, i cipressi come cortine, le siepi basse, qualche parterre, incominciano a vedersi i primi labirinti e quindi l'elemento labirinto nasce già nel giardino rinascimentale DOC e Villa Medici Roma siamo in un ambiente, come dire, un pochino più urbano, Villa di Poggio Caiano Prato invece un ambiente un pochino più agreste e infatti il disegno è anche legato a coltivazioni più a frutteto, ma sempre in maniera molto regolare. Quindi si replica fondamentalmente il concetto delle stanze anche un pochino a riempire la cosiddetta campagna e i campi coltivati intorno alla residenza. Però, per esempio, vedete in basso a destra, nell'immagine di Villa di Poggio Caiano a Prato, il disegno invece è tipico del giardino all'italiana, con questi parterre, le piante, come dire, a creare delle architetture, ricordo, sempreverdi, quindi con piante che mantengono lo stesso effetto tutto l'anno. In quegli anni nasce anche un tipo di giardino che è l'orto botanico, che avrà evidentemente un percorso diverso. L'orto botanico è un luogo di studio, è un luogo dove le piante vengono coltivate a scopi di ricerca. Ma il disegno, la pianta del giardino, ovviamente subisce le influenze dell'epoca. E l'orto botanico di Padova nasce però con questa pianta circolare tra le più inedite per l'epoca, pianta che voi ancora oggi potrete ritrovare andando a Padova a visitare l'orto botanico storico. Quindi è un po' più difficile a oggi accorgersene perché l'orto botanico è stato inglobato da una nuova parte di orto botanico, un po' dalla città, e quindi questo cerchio non subito si percepisce. Ma nel momento in cui ci siete dentro, invece, vedrete la pianta circolare e vedrete che poi, invece di avere i quadrati, cioè ci sono anche i quadrati, perché sono quattro quadrati, in cui sono inscritti ovviamente dei cerchi. E quindi l'elemento, appunto, del cerchio è quello che contraddistingue l'orto botanico di Padova, che vi consiglio di visitare, perché è uno degli orti botanici più antichi del mondo, oltre che essere uno dei più affascinanti e anche meglio gestiti di tutti. Ecco qua vedete nuovamente la pianta dell'orto botanico di Padova, siamo a 1545. Qual è la grande differenza rispetto a tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso? È che ogni micro parcella
è coltivata con le piante, come dire, studiate all'epoca, e quindi tutti i vari cerchi, i vari disegni sono, come dire, portati, cioè sono, come dire, orientati alla coltivazione di piante da studiare, e quindi non sono stanze per giocare, riflettere, stare, ma per studiare. Immagino, almeno dal mio punto di vista, il divertimento di chi ha creato questo giardino facendo questo disegno meraviglioso, e soprattutto di chi ha potuto per la prima volta andare a piantare le piante in tutte queste particelle, creando questo disegno. Ci fosse stato un drone nel 1545, e oggi poter vedere, insomma, questa realizzazione dal vivo sarebbe, insomma, un viaggio nel tempo, ci vorrebbe proprio per vederlo. Ok. Allora, questa era la prima fase del giardino all'italiana. Adesso passeremo alla seconda fase. Se però avete qualche curiosità o qualche osservazione su ciò che abbiamo visto fino adesso, mi fermo un attimo, se vi viene già in mente, se no poi mi chiedete più avanti, e se non avete osservazioni vado avanti. Ma se volete intervenire, prego, chiedetemi pure. Ok, tutto a posto. Mi scusi, potrebbe chiarire meglio il concetto di stanza? Stanza nell'ambito del giardino rinascimentale. Sì, cioè è un concetto molto vasto in realtà. Diciamo che è comunque uno spazio ben delimitato, cioè l'importante è che ci sia sempre la siepe che lo delimita, cioè che nel disegno emerga il fatto che sono stanze, e quindi elementi che sono uniti magari da viali o appunto dalla fontana e dalla cascatella, però serve proprio come disegno, cioè essendo un giardino molto geometrico, c'è bisogno di questi disegni molto precisi per poter fare poi il giardino intero. Poi, come era vissuta una stanza, quella era, come dire, a seconda del luogo in cui nasceva, cioè poteva essere una stanza semplicemente con una fontana, e quindi per guardare la fontana, oppure poteva essere una stanza con delle panche, dei sedili per sedersi e leggere. Quindi ogni stanza poi aveva, come dire, un suo obiettivo. L'importante però è che fosse ben definita geometricamente. Allora, il giardino all'italiana rinascimentale ha subito un'evoluzione abbastanza rapida. Arriviamo proprio al periodo clou del giardino all'italiana. Quindi il giardino rinascimentale è ancora chiamato rinascimentale, anche se nasce in Italia. Però quello che vediamo adesso è proprio il modello di giardino all'italiana riconosciuto un po' in tutto il mondo, e preso, come dire, a modello poi, per esempio, dai francesi per fare il giardino alla francese. Allora, vediamo quali sono gli elementi salienti di questo giardino. Intanto il carattere scenografico è spettacolare, cioè l'evoluzione porta verso la scenografia e la spettacolarizzazione. Intanto dei viali. Cioè, i viali diventano importanti, mentre prima erano un po' di collegamento e non sempre c'era il viale principale o come asse prospettico. Qua invece le varie parti del giardino sono sì unite da viali, ma il viale diventa parte dominante, parte importante. L'ambiente, insomma, in cui sorge questo giardino è sempre collinare, e quindi ci sono dei dislivelli. Il giardino all'italiana DOC nasce in luoghi dove il dislivello porta alla creazione di terrazze, di gradoni, dove emerge un elemento che è quello del panorama, che altrimenti non sarebbe potuto, non sarebbe stato possibile. Quindi gli effetti panoramici sono accentuati da questi gradoni, da questi dislivelli, e quindi si sfrutta questo elemento per lavorare ancora, insomma, di più su queste geometrie, questi viali, queste scalinate, queste fontane, e anche con l'arte topiaria, quindi
l'arte di modellare le piante secondo le forme desiderate. Ovvio che il giardino all'italiana DOC parte con delle forme molto geometriche squadrate di piante, quindi delle potature con siepi molto regolari, ma in realtà nel tempo, se serviva a creare una forma un po' diversa, l'arte topiaria porta a questa evoluzione. Quindi le forme geometriche restano comunque semplici, non andiamo a complicare troppo la situazione, sarà più avanti che si andranno a modificare le forme. Torniamo ad avere le piante sempre verdi, quindi quelle non cambiano. E l'acqua via via prende sempre una maggiore importanza. L'abbiamo vista già da subito emergere con qualche gioco d'acqua, la fontana, la peschiera, ma quello che vedremo adesso con l'acqua sarà proprio una crescita, come dire, esponenziale dell'importanza di questo elemento nel giardino. I giardini dei papi, tra cui i giardini vaticani, e i giardini di Villa d'Este a Tivoli, proprio come dire sopra Villa Adriana, quindi incredibilmente a pochissimi chilometri, sono quelli che hanno un'organizzazione tale che ci fanno ben comprendere il modello di giardino all'italiana DOC, che ancora è rimasto, soprattutto per i giardini di Villa d'Este, quasi inalterato, cioè mentre i giardini dei papi hanno subito l'evoluzione dei giardini poi francese e l'inglese, i giardini di Villa d'Este li ritroviamo invece quasi esattamente, insomma, come sono stati concepiti. Questa è una scansione, insomma, di un libro che ho, quindi per quello non è proprio perfetta, ma comunque vedete l'edificio Villa d'Este in alto, quindi nella promontorio, nella parte più alta, e poi questi gradoni. Ovviamente ogni gradone è costituito da un'area del giardino e da queste famose stanze, che diventano però delle stanze decisamente più importanti, perché abbiamo delle stanze labirinto, per esempio. Abbiamo delle stanze, come dire, che l'insieme porta ad avere questo disegno di geometrie incredibili, dei teatri d'acqua, dei giochi d'acqua veramente incredibili che ancora oggi è possibile visitare. Ecco, qui vedete invece una delle planimetrie dell'epoca, dove si vede ulteriormente questo disegno. Vedete i dislivelli, quindi vedete che piano piano si sale, vedete le geometrie molto semplici, quindi la geometria emerge, insomma, che deve essere per forza semplice per fare un disegno di questo tipo. E questa è Villa d'Este come era stata progettata e concepita all'epoca. Poi che fosse stata realizzata tutta e proprio così, non ne abbiamo certezza, ma comunque gli spazi, quelli sono rimasti. E oggi noi ci ritroviamo a visitare Villa d'Este, il giardino di Villa d'Este a Tivoli, insomma, calandoci proprio nel giardino all'italiana DOC. E quindi percorriamo questi viali con questi zampilli d'acqua, questi spazi, come dire, un pochino più ampi dove c'è delle fontane alte, fragorose, quindi vedete che ci sono, cioè, i zampilli e i getti d'acqua sono alti, come dire, un bel po' di metri. E questa, diciamo, architettura idraulica è dell'epoca, cioè non è che è stata rimaneggiata successivamente oppure inserita in un'epoca successiva. Tutti i giochi d'acqua presenti a Villa d'Este sono bene o male originali di quando è stato costruito il giardino. E adesso, nel tempo, sono stati anche restaurati e ripresi, risistemati, ma ce n'è ancora da restaurare. Quindi a Villa d'Este hanno fatto un grandissimo lavoro di restauro per, come dire, consentire una visita piena, no? E godere di tutti questi giochi d'acqua, per cui Villa d'Este è famosa e appunto rappresenta l'evoluzione perfetta del giardino all'italiana. Nei giardini vaticani, invece, la storia è un pochino diversa, nel senso che hanno subito un'evoluzione tale per cui solo in alcuni punti si vede e si percepisce il disegno
del giardino all'italiana, soprattutto nei parterre, cioè questi famosi siepi basse di bosso che delimitano con dei disegni molto semplici il giardino. Ecco, soprattutto quello che vedete in basso a sinistra è un parterre tipico del giardino rinascimentale all'italiana e quindi vedete che sono dei rettangoli o dei quadrati che confluiscono, come dire, al centro in un cerchio dove c'è una fontana e qui dei bellissimi archi verdi con i cipressi alti, insomma, a arricchire il disegno. Questo è ciò che resta del giardino all'italiana, mentre invece ciò che vedete sulla destra è sì un parterre che nasce con concetto rinascimentale, ma poi subisce un'influenza, come dire, un po' successiva. Per ricreare magari lo stemma, sono dei disegni un pochino più complessi, che vanno, come dire, a scombinare ciò che è il disegno originale del giardino all'italiana. Però la base è quella, quindi si parte col giardino all'italiana e si finisce, come dire, un po' con il giardino più francese e poi il contorno invece un pochino tutto all'inglese. Ad ogni modo, ciò che si vede appunto in alto è una planimetria dell'epoca dove si intuisce qualcosina del giardino all'italiana, ma si vede, come dire, ovviamente anche un po' la geografia del Vaticano che non sempre consentiva di fare un disegno tipico, no, del giardino all'italiana. Ci sono delle zone invece un po' più movimentate, che sono quelle che noi oggi ancora vediamo e che ci danno invece l'idea di un giardino un pochino più tardivo e quindi un pochino più all'inglese. Tra i giardini dei papi ci sono anche le ville pontificie a Castel Gandolfo, il giardino di Villa Barberini, che abbiamo visitato in un nostro viaggio, presenta dei parterres molto interessanti, probabilmente legati a dei disegni di un giardino rinascimentale DOC. Vedete che sono un pochino più complessi, rinascimentale all'italiana, e quello che certamente... siamo andati a Bo Marzo, ma volevo rimanere, ecco, volevo ingrandire. Certamente quello che, come vi ho già detto, per Villa Cicogna Mozzoni non è originale del giardino all'italiana, sono l'interno di alcune aiuole con dei fiori. Questo è sicuramente un qualche cosa di successivo. Così invece, come sono i vasi, invece l'utilizzo di dei vasi di terracotta con degli arbusti topiati, quello è invece un disegno tipico del giardino all'italiana. Ci fossero dei vasi fioriti e quindi con dei fiori, allora certamente successivo, mentre invece queste forme anche globose, ma comunque verdi, è più un disegno antecedente, quindi corretto giardino all'italiana. Come capite, non è semplicissimo quando si visita un giardino, cioè si coglie l'essenza, però poi uno si trova degli elementi che vanno un po' a scombinare le carte. Certamente le carte sono scombinate a Bo Marzo, dove siamo nello stesso periodo, ma ci ritroviamo con delle statue e un giardino in un bosco, voluto dalla famiglia Orsini e progettato dall'architetto Ligorio, che è proprio, come dire, un unicum, è tutto completamente opposto e diverso ai criteri e ai canoni del giardino all'italiana. Qui ci si, tra virgolette, diverte, anche se appunto l'obiettivo è quello di stupire. Vedete che all'ingresso del giardino c'è questa frase che dice: voi che pel mondo gite errando, vaghi di veder meraviglie alte e stupende, venite qua, dove sono facce orrende, elefanti, leoni, orchi e draghi. È un modo, insomma, per stupire all'epoca in un giardino dove non ritroviamo stanze, dove non ritroviamo viali, non ritroviamo nulla di quello che è tipico dell'epoca. E ci sta, perché i canoni dell'epoca sono ben precisi. Per
Però poi c'è sempre ovviamente l'elemento che va a scombinare un pochino i piani, e quello di Bomarzo, sempre a Viterbo, è un esempio meraviglioso, peraltro recuperato anche negli ultimi decenni, perché come tanti giardini, anche Bomarzo ha vissuto un periodo un pochino critico. Arriviamo a Boboli. Ovviamente sto facendo questa carrellata senza poter entrare troppo nel dettaglio della storia di questi giardini, perché ognuno avrebbe una storia meravigliosa da raccontare, ma vi sto facendo questo percorso per farvi vedere l'evoluzione e vedete come si trasformano le stanze, di Boboli. Il disegno originale è questo, dove ritroviamo in alto a destra il giardino all'italiana rinascimentale Doc. Vedete tutti questi quadrati, questa regolarità, questa simmetria, e questa è sicuramente la nascita di Boboli, per come noi assolutamente non lo vediamo, perché poi l'evoluzione della scenografia, no, e della spettacolarizzazione porta a questa planimetria ben diversa, dove si vede sulla sinistra. Vedete questa parte che cerco di farvi vedere, dove c'è l'edificio e quella sorta di conca, con questo disegno che ritroviamo proprio in questa parte. Ma l'evoluzione sulla destra, porta al disegno completamente nuovo del giardino all'italiana e ci stiamo avvicinando un pochino al barocco. Boboli porta queste stanze labirinto, queste stanze, come dire, fragorose, queste stanze eccessivamente ricche, che si sviluppano in gli stessi elementi che abbiamo visto prima, spettacolarizzati, cioè il viale è un viale circondato da boschetti, non è più solo un viale. Vedete che c'è un viale e poi ci sono i boschi attorno. C'è l'elemento dello stupore perché questi boschi nascondono le stanze. E quindi i vari quadrati sono, come dire, nascosti all'interno del bosco. La fontana, da che è una fontana comunque abbastanza rigorosa, geometrica, pulita, qua si trasforma in un teatro d'acqua. Vedete che c'è proprio una peschiera gigantesca, la fontana all'interno, la cascata artificiale. E le siepi, che non sono solo squadrate, ma cominciano a diventare delle sculture. Nell'immagine a sinistra vedete proprio come dire, no? Il viale suddiviso in due, all'interno il parterre, a destra le siepi squadrate, poi degli arbusti e degli alberi molto più alti. Quindi sono gli stessi elementi che abbiamo visto prima, ma tutti lavorati in una maniera ancora più importante. E quando arriviamo a Caserta, e allora siamo effettivamente in un'epoca anche un po' successiva, perché siamo 1750, ma ci accorgiamo di questa evoluzione, decisamente quella che chiamiamo adesso barocca, dove se c'era un viale è diventato, come dire, spropositato, se c'era una fontana, una peschiera è diventata, come dire, lunga chilometri. Se c'era un boschetto intorno al viale, sono diventati 7-8 boschi. Se c'era un disegno di un quadrato, qua sono n.000 quadrati uniti tra di loro a creare disegni anche abbastanza complessi. Vedete, per esempio, in basso a destra, un disegno che è quello che ritroveremo a brevissimo, che vi farò vedere perché necessariamente devo farvi, come dire, la conclusione anche col giardino alla francese. Vedete dei disegni un pochino più elaborati, per quanto, come vedete questa mappa, ritroviamo comunque le geometrie, anche se ingrandite, dei giardini che abbiamo visto prima, no? C'è questo disegno a quadrati, questi viali prospettici molto importanti, e soprattutto poi questa passeggiata trionfante, perché da che eravamo partiti? Da dei viali che collegavano le stanze e non c'era il viale principale. Poi siamo arrivati a un viale principale con il viale che porta all'edificio. Poi siamo arrivati al viale con
all'interno il parterre ed esterno un po' il boschetto, e siamo a Boboli. Beh, qua siamo con un viale con una peschiera, le fontane, le cascate, due viali, le siepi basse, le siepi medie, i boschi. Beh, capite che, come dire, in questo viale si trova proprio tutta l'essenza del giardino all'italiana nella sua evoluzione, nella sua ultima evoluzione. Cioè, il giardino all'italiana fondamentalmente si conclude qui perché oltre non può andare come evoluzione dei singoli elementi, c'è tutto e di più. E qua siamo appunto a Caserta, che subisce poi comunque un'influenza francese e anche quella all'inglese, perché nella Reggia di Caserta c'è anche poi il giardino all'inglese. Ma abbiamo anche dei bei elementi di giardini all'italiana in diverse zone d'Italia e ognuno, come dire, caratterizzato un po' dal luogo in cui nasce, sorge, dalla famiglia che lo commissiona, dall'architetto che lo costruisce. E certo che anche l'Isola Bella sul Lago Maggiore è un po' un unicum. Ovvio che non è un Bo Marzo, perché qui vedete che invece le architetture sono ben studiate, cioè avevamo un'isola con una forma regolare e ci ritroviamo con tutti dei terrazzamenti, dei gradoni, delle siepi sempreverdi, gli alberi potati in una certa maniera. Vedete anche il disegno del parterre con il cerchio centrale, il solito disegno, insomma, con la fontana piuttosto che lo specchio d'acqua circolare centrale, la parte, delle quattraiuole, le torrette. Insomma, è proprio l'evoluzione del giardino all'italiana. Anche qui siamo in una fase abbastanza barocca. Molto poco conosciuto e certamente da visitare è il giardino di Villa Garzoni a Collodi, dove c'è praticamente a destra, anche questo l'abbiamo visitato in un nostro viaggio, a destra c'è l'ingresso al Parco di Pinocchio. A sinistra c'è l'ingresso di Villa Garzoni e c'è un po' di differenza, come dire, le persone che entrano da una parte e le persone che entrano dall'altra. Però il giardino di Villa Garzoni è un perfetto esempio di giardino all'italiana, dove gli elementi dei parterre sono ben evidenti, ma soprattutto la scalinata, che qui vedete ben rappresentata, è un elemento tipico del giardino all'italiana, quindi è l'evoluzione del giardino rinascimentale. Siamo nel giardino all'italiana DOC con questa bella scalinata a gradoni e i vari livelli. Poi il fatto che ci siano questi fiori e questi colori all'interno dei parterre, devo dire che mi disturbano un po', perché vanno a scombinare un po' il disegno originale del giardino all'italiana. Poi capisco che i visitatori, quando vedono i fiori, i colori, cioè fotografano quello perché la macchia rossa piuttosto che la pianta grigia è quello che a oggi interessa di più rispetto magari alla gradinata. Però ogni tanto nelle ricostruzioni o nelle gestioni bisognerebbe, secondo me, tenere anche, come dire, un po' a mente la storia, insomma, del giardino, e se il giardino di Villa Garzoni e Collodi rappresenta perfettamente il giardino all'italiana, bisognerebbe eliminare un po' delle cose, insomma, per i turisti, e tenere un pochino di più fede agli elementi invece tipici del giardino all'italiana. Allora, abbiamo concluso la parte dell'evoluzione del giardino all'italiana. Adesso mi fermo un attimo, ma vi anticipo che concludo facendovi vedere le differenze col giardino alla francese, perché ho deciso di non fare la conferenza sul giardino alla francese. Sapete, l'odio amore tra italiani e francesi, no, ci sarebbe da parlare anche del giardino alla francese, però è più interessante cogliere gli elementi di differenza col giardino all'italiana, che adesso vado a presentarvi, però se avete qualche domanda o osservazione su quello che abbiamo visto, passando appunto da Villa Medici, Giardino all'italiana, Villa d'Este, Boboli, Caserta, se avete qualche domanda mi fermo un attimo e riprendo poi finendo con la parte, insomma, che parte dai francesi. Grazie.
Tutto chiaro, mi avete seguito in questa evoluzione che ho cercato di... Ogni tanto mi sento un po' così a riassumere la storia in pochi minuti, ma non voglio dilungarmi troppo e quindi cerco di farvi cogliere i punti salienti. Ok. Allora, terminiamo con il vero giardino barocco, cioè in Italia ci siamo proprio arrivati a toccarlo, anzi, probabilmente il giardino barocco originale è più nostro, però sono i francesi che l'hanno, diciamo, ribaltato e hanno inserito degli elementi che fondamentalmente hanno fatto un giardino all'italiana francese. Perché questo è il giardino alla francese, cioè è il loro giardino con tutti gli elementi del giardino all'italiana. Si può dire che l'evoluzione appunto di questo giardino è prevalentemente a Versailles. Siamo nella seconda metà del Seicento, vedete che cioè, i secoli poi sono quelli, nel senso cioè, ci giochiamo sui 150-200 anni ed è tutto concentrato lì. Vediamo però quali sono le differenze, perché le differenze ci sono e sono ben evidenti. Allora, intanto in Francia non ci sono i dislivelli che abbiamo noi, cioè loro costruiscono, ma anche perché proprio geograficamente, insomma, dal punto di vista, del loro territorio, così è, hanno delle distese pianeggianti, mancanza quindi di terrazzamenti. Hanno qualche pendio molto dolce, ma devono lavorare su le viste prospettiche, gli ampi viali e devono ingannare un pochino l'occhio, cioè mentre per noi in Italia è più facile, perché abbiamo i gradoni, abbiamo le viste prospettiche e riusciamo a lavorare meglio su quegli aspetti, i francesi sono stati maestri nel ingannare fondamentalmente l'occhio. E un'altra grossa differenza è che la vegetazione incomincia a essere predominante sull'architettura. Le quinte di boschi da noi incominciano a prendere forma, ma è in Francia che diventano importantissime. Oltretutto, diventano boschi di piante caducifoglie, cioè non sempreverdi. Quindi in Francia vengono utilizzati degli alberi che perdono le foglie, cosa che da noi appunto tendenzialmente si cercava di non fare. Poi arrivano i colori. Da noi, nei giardini all'italiana, colore non ce n'era. C'era il verde, c'era il grigio delle sculture, il blu dell'acqua, ma era verde, grigio, e azzurro, blu i colori. In Francia incominciano a lavorare con fiori o sabbie colorate. Il tutto comunque sempre delimitato dalle basse siepi di bosso, quindi elemento che torna, come altri elementi che adesso vedremo. Certamente è questo personaggio André Le Nôtre, simbolo di quest'epoca, e impose questo stile in tutta Europa. Tanto che appunto è proprio successo quello che ho un po' cercato di dirvi prima, cioè alcuni giardini all'italiana hanno subito delle influenze francesi da Le Nôtre, e quindi un po' vediamo il giardino all'italiana e un po' il giardino alla francese, cioè non sempre facile cogliere queste differenze. Cerco di farvela cogliere nel parterre, perché in basso vedete quelli che abbiamo visto fino adesso fondamentalmente, cioè nel giardino all'italiana vedete il parterre con delle forme geometriche anche un pochino più elaborate nell'ultima fase, però appunto abbiamo sempre il quadrato, abbiamo sempre, come dire, degli elementi che tornano molto semplici. Vedete la differenza con i parterre del giardino alla francese e quindi il barocco, e quindi questi disegni un pochino più articolati e delle forme non geometriche, e quindi questi riccioli, questi ghirigori che nascono proprio col giardino alla francese e fondamentalmente sono proprio il simbolo di quell'epoca di giardini, perché poi dopo scompariranno questo tipo di disegno e quindi è proprio focalizzato e tipico del giardino alla francese.
In realtà non è a Versailles che Le Nôtre lavora sul suo primo grande progetto di giardino francese, ma è a Vaux-le-Vicomte. Siamo a sud di Parigi, siamo nel 1660 e anche se qui lo vediamo dall'alto e quindi in tutta la sua interezza, quello che contraddistingue questo giardino è quello delle prospettive ingannevoli, cioè quando siete in un punto, vi sembra che in fondo sia più alto il dislivello di 50-100 metri. In realtà continuate a camminare e non vi alzate mai, cioè è tutto sullo stesso livello. Sembra che in fondo sia più basso, ma in realtà è sempre allo stesso livello. È tutto un gioco di prospettive dove i viali e il verde vanno, come dire, a ingannare l'occhio. Quindi, andando avanti, vi accorgete di tutto quello di cui è fatto questo giardino, cosa che appunto quando siete in un punto preciso non vi accorgete e non capite. Ed è questa, come dire, l'invenzione, la grande evoluzione del giardino alla francese, cioè di far vedere delle cose che o non ci sono, o appunto che, si vuole simulare. Poi in tutto quel bosco, che vedete appunto ormai una quinta di bosco, ci sono varie stanze che adesso non indaghiamo perché rispetto a Vaux-le-Vicomte il concetto poi di stanze è ben presente a Versailles, dove in questa immagine sembra di vedere, come dire, non dico caserta, ma insomma questo grande viale, l'acqua, il bosco e le statue, le fontane e tutto. Ma poi vi addentrate in Versailles e ogni stanza ha un concetto come quello che vedete sulla sinistra, cioè delle siepi fatte in un certo modo, e il teatrino, il teatro d'acqua, e la fontana rumorosa, e i giochi d'acqua, e il labirinto, e i labirinti, cioè diventa come dire una scoperta continua. Tanto che penso che alcuni di voi avranno visitato Versailles, cioè a un certo punto siete, come dire, esausti dalla visita di Versailles perché continuate, come dire, ad andare avanti e a vedere una nuova stanza, un nuovo viale, un nuovo percorso. Però poi quando si ritorna nel viale centrale, non dico che scompare praticamente tutto, ma vedete le visuali principali, cioè quello che il progettista vuole far vedere. Poi che sia tutto il divertimento all'interno di queste stanze nascoste, perché da questa immagine in alto nessuno capisce che stanze ci sono. E adesso non entro troppo nel dettaglio della planimetria di Versailles perché è troppo complessa, ma se vedete la planimetria di Versailles è un dedalo, come dire, quasi incomprensibile di stanze, di viali, labirinti, giochi d'acqua, che appunto, ripeto, ci vorrebbero 3 giorni solo per visitare il giardino. Quindi, cioè, la visita alla Reggia di Versailles e al giardino a me hanno tolto ogni forza ed energia possibile e immaginabile perché ne sono uscito completamente, come dire, disarmato, cioè non sapevo più co come fare, come camminare. Tante erano le cose, come dire, da vedere e da scoprire a Versailles. Però appunto, questa era la sera del giardino all'italiana e quindi non ho voluto entrare troppo nel dettaglio del giardino alla francese. Concludo con questa citazione, insomma, per chiudere la serata che ho cercato di raccogliere un pochino, che vi leggo, ed è questa, cioè nel continuo alternarsi fra artificio geometrico ed elemento naturale pittoresco, l'arte dei giardini si evolve, dando vita a diverse manifestazioni e, a differenza dell'architettura fatta di mattoni e marmo, il giardino è il risultato dell'unione di materiali fragili e in perenne mutamento. Difficilmente riesce a mantenere il suo aspetto originario. Il ricordo di un giardino si conserva nei versi di un poeta, in un dipinto o in un disegno, o nell'appassionata descrizione di un letterato, di un filosofo o del suo proprietario. E questo, come dire, è il mio messaggio finale, insomma, per raccontarvi un pochino, per chiudere, insomma, il discorso che abbiamo fatto, perché
Per raccontare il giardino italiano, fondamentalmente questo è quello che io ho fatto e tanti altri prima di me hanno fatto, cercando di cogliere tutti questi elementi che comunque hanno portato oggi a non avere più, come dire, il giardino all'italiana come lo vedevano nel momento in cui è stato creato, ma lo possiamo, come dire, ricostruire attraverso tutti questi piccoli elementi messi assieme. A volte un bel dipinto, a volte una bella descrizione, a volte abbiamo, come dire, ancora il giardino, come dire, pulito e nel suo disegno originale, ma chissà se davvero in origine quel giardino era così come lo vediamo noi oggi. E quindi ci piace vagare un pochino, insomma, con la mente in questo bel mondo dei giardini reali, immaginari, storici o non storici. E ho concluso la mia serata per questa sera. Come vi ho detto, non volevo dilungarmi troppo perché il tema era eccessivamente complesso e quindi o lo semplificavo o lo rendevo difficile. Ho cercato di semplificarlo, spero di esserci riuscito. vi ringrazio e adesso lascio spazio alle domande, alle vostre osservazioni. Ben volentieri, se volete intervenire, vi ascolto e facciamo un piccolo dibattito se volete partecipare. Grazie intanto. Senti, e la venaria che tipo di giardino è? Io sono ignorante. E loro stanno ricostruendo, come dire, il giardino all'epoca dell'evoluzione barocca, quindi Oh, siamo Versace. fino 700, giardino alla francese, Ecco la faccia. con chiaramente però gli elementi del giardino all'italiana, cioè avete capito, no? Cioè che è il giardino all'italiana, come dire, la radice, però quando poi c'è cioè, venaria è, come dire, un po' più esuberante e quindi si trasforma rapidamente alla francese. Io ho visto il castello di Clemenceau sulla Loira, dove, se ricordo bene, c'erano due tipi di parterre, uno all'italiana e l'altro a fianco alla francese, perché mi pare fosse arrivata una regina italiana che aveva voluto imporre il suo stile, però ho dei ricordi un po' confusi, ecco, non so se ne sai qualcosa di più. No, mi segno il nome perché non l'ho mai Non so, visitato. quel castello che è a cavallo sul fiume. Adesso guardo se trovo qualche immagine. Si chiama, hai detto, castello? Clenonceau. Clemenceau? Clenonceau. Va bene, non lo conosco, ma vado poi a cercare qualche cosa. Sì, cioè, sicuramente emerge in tanti giardini proprio questa commistione, perché capite che queste, poi vedremo anche il giardino all'inglese nell'ultima conferenza, quando si hanno tre stili così importanti come il giardino all'italiana, il giardino alla francese, il giardino all'inglese, e vuoi non averli tutti nel tuo giardino, e quindi, o comunque quello che è più alla moda in quel momento, e quindi anche se siamo in Italia, se il giardino alla francese, creato e come dire imposto dall'Enotre, era più alla moda, il giardino all'italiana si trasformava in francese anche da noi. Ed è per quello. E poi quando è arrivato lo stile inglese, dove si è potuto scombinare sia Italia che Francia, si è scombinato e si è imposto lo stile del giardino all'inglese. Per quello è importantissima la documentazione iconografica di questi affreschi, tutte queste immagini, insomma, che vi ho fatto vedere perché si capisce. Dove le hai trovate queste immagini così naif, divertenti che ci hai fatto vedere all'inizio? Da dove arrivano? Cioè, tutte le immagini che vi ho fatto vedere? Sì, no, le immagini, questi dipinti, diciamo così, che raffiguravano la vita nei giardini, nei monasteri. All'inizio ci sono Sono questi.
simpatici dipinti molto naif di questa vita. Infatti ho detto chissà dove li ha trovati. Sono tutti un po' documenti che avevo scansionato io quando li avevo sotto mano, un Sì. po' poi tramite Google, cioè Google Books, archivi vari, cioè quando so cosa cercare poi è più facile trovarlo, però c'è una documentazione incredibile, soprattutto queste planimetrie sono in realtà, cioè oltre a quelle più divertenti di vita da giardino. Poi ci sono queste planimetrie importantissime perché sono quelle che fanno proprio capire qual era lo stile dell'epoca. Poi ripeto, che fosse davvero così come viene rappresentato il giardino, ho i miei grossissimi dubbi, però è come lo vedevano all'epoca, ecco, quindi quello è importante. Ho trovato un'immagine, se vuoi posso condividerla. E Sì, se non sì. so, ho dimenticato, ti ho detto il nome sbagliato, comunque. Se riesci, penso che tu possa condividere l'immagine. È arrivata? Sì. Quindi colpiva questa parte col giardino all'italiana e poi le altre completamente diverse, no? Quindi. È quello famoso, Sì, l'acqua. cioè quello. Ah, ho capito, sì. Sì, no, quello di destra è proprio il tipico disegno all'italiana. Gli altri sì, sono poi sì, alla francese, ma molto modesto, perché vedo delle forme sicuramente non dall'italiana, però di solito il francese è un pochino più Sì, così, c'era il disegnato. contrasto delle forme come prima cosa, poi Sì. avevo notato questo, ma non avevo ancora le competenze quando l'avevo visto. Sì, grazie. Veramente bello questo castello. Diciamo che ora il vostro compito è proprio quello di fare questo esercizio, cioè ogni volta che visitate un giardino, una residenza con un giardino, dovete fare il compito e quindi dovete poi dire se è francese, inglese, italiano, indicare dove più inglese, dove più italiano, dove più francese, perché ormai è così, quindi non, vi ripeto, è difficile trovare proprio puro, nudo e crudo uno stile. Spesso sono La vari mischiati tra di loro. prossima, su che cos'è? L'inglese. Inglese. La prossima la faremo invece sul giardino all'inglese. Il giardino all'inglese che c'è a Caserta, però è un po' sui generis, cioè sembrava un po' come l'avessero un po' inventato. Sì, beh, diciamo che lo stile c'è perché comunque c'è lo specchio d'acqua, come dire, con l'isolotto, Sì. diciamo che è certamente lo stile inglese, su quello non si può dire. Poi il fatto che sia calato in un ambiente, come dire, dove non c'era mai stato quell'influenza e quindi da zero abbiano creato quella zona del giardino, sicuramente è un unicum, però lo stile è certamente inglese. Quindi gli stili, diciamo, non so, a livello europeo sono solo tre: italiano, francese, inglese. Adesso dico una cosa assurda. Per esempio, l'Alhambra non c'entra niente, o il Generalife, i giardini del Generalife sono una cosa del tutto diversa. E lì c'è l'influenza araba, l'influenza araba che ha influenzato soprattutto il sud, parte del sud dell'Europa. Quindi l'influenza araba ha portato, come dire, qualche cosa, quello indubbiamente, però non così tanto da influire su ciò che è stato invece l'influenza francese, cioè italiana, francese, inglese, cioè dove c'è l'influenza araba proprio si vede tantissimo e quasi appunto si dice questo è un giardino arabo. È difficile invece in tutte le residenze, come dire, di cui vi ho parlato, insomma, che vedremo, andare a dire beh, là c'è l'influenza araba, perché o è proprio quasi interamente o se no difficilmente è un pezzo del giardino arabo portato in altri luoghi. Anche il giardino orientale, ovviamente, per noi, cioè, non ha praticamente
nessuna influenza, perché il giardino giapponese, il giardino cinese, sono dei giardini che, cioè, hanno proprio una storia parallela, interessantissima, ma che da noi non è penetrata. Bene. Ringraziamo. Va bene, grazie a voi anche delle domande, delle osservazioni finali. E direi che ci possiamo dare appuntamento alla volta successiva. Tanto invieremo le nostre comunicazioni promemoria, perché se non vi mandiamo il promemoria poi vi dimenticate. Grazie, chiudo la registrazione. Resto comunque collegato se qualcuno ha ancora qualche curiosità o qualche domanda. Grazie, buona serata. Grazie e buona serata. Ciao, grazie. Grazie. Grazie, Ciao. ciao.